Bene, la parola al dottor Claudio Luciano, storico e funzionario apicale dell'archivista. Vabbè, adesso fa un po' ridere assumere una versione più paludata, cercherò di essere più alla mano possibile. Io mi ero preparato una traccia così da seguire, da leggere, e mi adeguo alle mie abitudini, scusatemi se risulterò un po' pedante magari. Allora, sono già devo stare attento a non fare degli gesti in consulti. Questa non è la prima volta che sono stato invitato, chiamato insomma, a parlare di Alexander Langer in pubblico. Le ho contate e a memoria sarà la quinta o sesta volta. E non pensavo sarebbe stata un'ulteriore. Sono stato invitato, dicevo, a parlare della figura e della testimonianza di vita di Alexander Langer, e pur facendolo volentieri non mi nascondo che i tempi che stiamo vivendo, la politica e la cultura che oggi sembrano egemoni non solo in Italia ma su scala mondiale, rendono il ricordarlo un gesto sempre più fragile, confuso, o per dirla alla Nietzsche, inattuale, dove inattuale non sta per anacronistico, ma è esattamente il contrario. Cioè una personalità che ha detto cose ormai più di 25 anni fa, che hanno un'attualità assolutamente indiscutibile e che però vedo con difficoltà trovare persone, politici, anche che quelli che a lui o alla sua idea dovrebbero sentirsi più vicini, in grado di recepirle fino in fondo. Per la mia storia personale, l'incontro con Langer avviene in anni in cui si era logorata la mia militanza a sinistra, anche di quella a cui facevo riferimento allora, la sinistra critica del gruppo e del giornale Il Manifesto, di cui en passant ricordiamo la scomparsa di Rossano Rossanda, avvenuta qualche giorno fa. Nel riconoscermi debitore in termini di formazione intellettuale a quel gruppo di eretici, avvertivo ormai le loro posizioni, le loro categorie di giudizio come troppo rigide e arroccate di un'idea di comunismo che accusava troppe falle, per dirla in maniera elegante, e che si era resa responsabile di parte delle molte tragedie del secolo scorso, del Novecento. L'incontro con i movimenti ambientalisti e non violenti era stato l'approdo migliore che avessi trovato per dare una qualche forma di continuità al mio impegno pubblico. E in Langer riconoscerò presto tutti i tratti di una personalità non comune, con un'apertura intellettuale e una generosità verso gli altri che lo hanno reso rapidamente ai miei occhi come un punto di riferimento, o come vogliamo chiamarlo in onore al ciclo di incontri che apro io, un maestro, anche se, come è stato scritto, un maestro irregolare. Incominciai a seguirne le posizioni anche in incontri pubblici che lo vedevano impegnato su diversi fronti, dalla convivenza pacifica fra culture e etnie diverse all'ambientalismo vissuto come sforzo a modificare la qualità delle singole vite, prima ancora delle maggioranze politiche, verso l'obiettivo che lui definiva conversione ecologica della politica. E il concetto di conversione ecologica ha un retroterra che sa di religioso, di cristiano, ed è assolutamente coerente con la persona, non è casuale. Le sue origini, anche culturali, sono quelle di un ragazzo che, figlio di una famiglia della buona borghesia di Vipiteno, Sterzing,
Il padre era il medico primario dell'ospedale di Vipiteno, di origine austriaca, ebreo, austriaco. La madre era la farmacista originaria di Vipiteno, che per la cronaca è stata la prima donna in Italia a laurearsi in chimica e che rilevò la conduzione della farmacia di Vipiteno. Una famiglia aliena, tutto sommato, nel contesto storico-culturale della Vipiteno del tempo, l'Alto Adige, d'altra parte, aveva una tradizione da questo punto di vista di cristianesimo o di cattolicesimo che definire preconciliare è ancora poco, e con, poi per sovramercato, con tensioni politiche anti-italiane ampiamente giustificate dall'occupazione di quei territori e dall'italianizzazione forzata che il fascismo aveva condotto. Ecco, ho fatto una di quelle digressioni che poi mi portano fuori da... Comunque, ho detto cose pertinenti che ci stavano. Dicevo che i fronti su cui il suo impegno si distinguerà erano quello della convivenza pacifica fra culture ed etnie diverse, e anche qui la sua origine altoatesina ha un peso importantissimo. Verso appunto l'ambientalismo, e tutto questo lo ha fatto anche per quanto riguarda la sua militanza di pacifista di non violento, facendosi carico anche delle contraddizioni laceranti che la storia avrebbe proposto: la guerra dell'ex Jugoslavia e il massacro della popolazione inerme di Sarajevo ad opera dei serbo-bosniaci, e che avrebbero spinto Langer, in uno dei suoi ultimi sforzi come parlamentare europeo nel giugno del 95, un mese o poco più prima della sua morte, che come saprete avvenne per sua stessa mano il 3 luglio del 1995 a Pian dei Giullari, complice una bicocco e una corda da montagna. Dicevo che in uno dei suoi ultimi sforzi come parlamentare europeo chiese un intervento armato di polizia internazionale, come la chiamava lui, contro le artiglierie che sparavano sulla popolazione civile di Sarajevo senza alcuna distinzione. In uno dei suoi ultimi interventi dell'aprile del 95, dal titolo «L'Europa muore o rinasce a Sarajevo», sollecitava appunto l'intervento delle autorità comunitarie, invocava l'intervento armato a difesa del limite dei civili di quella città martoriata. E che non sarà l'unica, perché la città di Tuzla, di cui lui era un amico ormai fraterno con il sindaco, città bosniaca, multietnica e multireligiosa, vedrà il massacro di 76 giovani davanti, radunati attorno ad un bar, sotto i colpi dei mortai, dei cetnici, dei serbi di Bosnia. Questo avvenne pochi giorni prima di questa conferenza, e pochi giorni dopo la morte, il suicidio di Alex, avvenne una delle stragi più terribili, quella di Srebrenica, dove il contingente ONU totalmente imbelle, che doveva difendere la popolazione civile da rappresaglie violente, praticamente abbandonò la città, lasciando uomini, donne, bambini, vecchi nelle mani dei serbi bosniaci, che fecero compiere una delle stragi più, forse quella più terribile di quella guerra, trucidando tra le 7 e le 8.000 persone. I responsabili di quel massacro, come quello di Sarajevo, per fortuna sono stati assicurati alla giustizia internazionale al tribunale per i crimini di guerra nella ex Jugoslavia, tribunale che fu fortemente voluto e favorito
la cui costituzione fu favorita in primo luogo da Alexander Lange quando era ancora deputato al Parlamento europeo. Questo suo intervento gli sollevò contro, come in altre occasioni, le ortodossie pacifiste che gli imputarono il tradimento dei sacri principi. Era l'ennesimo strappo con un modo di pensare irrigidito e conformista che non si misura con la realtà, molto spesso spiacevole degli eventi storici. Questo farsi carico dei panni del traditore, di chi attraversa limiti non solo fisici ma soprattutto intellettuali, è uno dei tratti peculiari del suo pensiero libero e in anticipo sui tempi. A distanza di 3 mesi circa da questa sua ultima battaglia, Alex deciderà in solitudine di togliersi la vita il 3 luglio del 1995, impiccandosi a quell'albicocco di Pian dei Giullari a Firenze, non lontano dalla casa dove abitava con la moglie Valeria. Per me fu un trauma terribile e per certi versi lo è sempre quando lo ricordo, e non mi vergogno di dire che anche la voce mi diventa un po' incerta. Per me, dicevo, fu un trauma terribile. Andai ai suoi funerali alla Badia Fiesolana, stracolma di gente, a una messa concelebrata da quei monaci di cui faceva parte padre Ernesto Balducci, uno dei suoi grandi e più significativi incontri fiorentini, oltre a quello con Lorenzo Villani. E da quel momento contrassi un impegno, una forma di obbligazione con me stesso, che consisteva nel fatto che avrei cercato di lì in avanti, come sto facendo adesso, di fare quanto nelle mie possibilità per evitare che la sua testimonianza e il suo insegnamento di una vita non andassero inesorabilmente dispersi nella confusione e nel rumore degli anni che sarebbero seguiti. Oggi sono qui in ragione di quell'obbligazione, anche se è sempre più difficile tenerle fede. Adesso, tanto per ricostruire così per ampi cenni la sua biografia, Langer nasce, come vi dicevo, a Sterzing il 22 febbraio del 1946, da una famiglia laico borghese, padre medico ebreo austriaco, madre farmacista tirolese, e già in famiglia Alex ha altri 2 fratelli, è testimone di scelte che diverranno per lui insegnamenti durevoli. La madre, ad esempio, in piena guerra mondiale, si oppone all'adesione al nazismo, che come voi sapete era la conseguenza di un referendum proposto dal regime fascista agli abitanti del Sud Tirolo per scegliere o l'adesione alla Germania, riconoscendo le loro origini germaniche, o accettare lo stato di fatto, quindi il fatto che il Sud Tirolo facesse parte dello Stato italiano e dello Stato italiano sotto il regime fascista. La madre si rifiutò di scegliere, rifiutò entrambe le opzioni in realtà, come fecero la maggior parte degli altoatesini dell'epoca, nei confronti dei quali quella significativa minoranza che aderì al nazismo scelse la Germania, ma aderì in definitiva al nazismo. Questa cosa creò nell'immediato dopoguerra, perché molti poi degli espatriati tornarono in Alto Adige, creando tensioni con una frazione altrettanto consistente della società altoatesina che non aveva fatto la scelta pro-tedesca. Sua madre si oppone all'adesione al nazismo, così come Alex, in anni successivi, rifiuterà la dichiarazione di appartenenza all'etnia tedesca, come prevedeva la legge, e ciò gli comporterà un'ostilità del suo gruppo, di molta parte del suo gruppo linguistico di appartenenza, sul Tirol, il Volkspartei e i suoi leader in primis,
a iniziare da Silvius Magnago. E nel 1995, scusate, questo suo rifiuto di aderire a quelle che lui chiamava le gabbie etniche gli renderà impossibile partecipare all'elezione come candidato sindaco di Bolzano, candidato che era molto probabilmente, aveva molte possibilità di diventarlo realmente all'epoca. Quindi l'imprinting interetico è perciò un'eredità familiare, e se il tedesco è la lingua parlata dai Langer, Alex frequenterà e si mescolerà sempre più alla comunità italiana, finendo per parlare un italiano fluente e ricco. Frequenterà le scuole medie e il liceo classico presso i francescani di Bolzano, in lingua tedesca, ma frequentando contemporaneamente gli ambienti e i quartieri dove era residente la consistente comunità italiana, almeno a Bolzano. Gli studi universitari si svolgono a Firenze, come vi avevo già accennato prima, negli anni, a cavallo della metà degli anni 60, e la città di quei tempi era attraversata dagli stimoli post-conciliari della giunta condotta da Giorgio Lapira, e a Firenze farà incontri fondamentali per la sua costruenda formazione intellettuale con personalità come Ernesto Balducci, ma soprattutto con Don Lorenzo Milani, che frequenterà per mesi, frequentandone anche la scuola, con quale collaborò e di cui tradusse per un editore tedesco il famoso testo Lettera a una professoressa. Si laurea in giurisprudenza nel 68 e in sociologia nel 72. Negli anni 70 si avvicinerà al gruppo della nuova sinistra più eterodosso, Lotta Continua, per cui lavorò come corrispondente in Germania e di cui fu per un breve periodo direttore responsabile. E in questo periodo stabilirà una duratura e profonda amicizia con quello che è stato il leader carismatico di quel gruppo, cioè con Adriano Sofri. Allo scioglimento di Lotta Continua, avvenuta nella seconda metà degli anni 70, in circostanze piuttosto burrascose, abbandona quell'ambiente e fa ritorno in Alto Adige. E lì inizia una nuova stagione della sua vita con la fondazione della lista Noi Linke, Nuova Sinistra, e negli anni 80 diventa è uno dei fondatori della Federazione dei Verdi in Italia e in Europa. Ricoprerà i ruoli di consigliere provinciale e regionale fino ad arrivare ad essere eletto al Parlamento europeo nel gruppo dei Verdi, di cui diventerà anche presidente, eletto per due volte, la seconda anche contro la sua volontà. E io lo ricordo, lo ricorderai anche tu, che venne, lo ricordo ancora, Pulmino Volkswagen con il manifesto dei Verdi del Sole che ride, fermarsi in piazza Garibaldi e venire a tenere una conferenza nella sala a ridotto del teatro. Dicevo, eletto per due volte, e il suo secondo mandato verrà interrotto tragicamente dalla sua morte nel 95, e lo sostituirà nel Parlamento europeo per quello che restava del suo mandato, Gianni Tamino. Ma la caratteristica peculiare in ogni sua esperienza politica e pubblica, nella sua breve ma frenetica vita, fatta di incontri e di partecipazione anche alle occasioni meno ufficiali, anzi soprattutto alle occasioni meno ufficiali, sarà sempre l'atteggiamento di riflessione anticonformista e mai superficiale sui grandi temi che si troverà ad affrontare, dalla convivenza etnica del suo Alto Adige, come in altri territori europei, come in primis la penisola balcanica, soprattutto dopo lo scoppio della guerra civile, ad un ambientalismo non di maniera, ma fortemente proiettato verso quel concetto di conversione ecologica che invitava a fare pace tra gli uomini e con la natura, criticando
l'ideologia della crescita economica compulsiva per una scelta verso una società ed un'economia più attenta, al futuro, più conviviali e meno succubi agli idoli del progresso tecnico indiscriminato e alla brevettabilità della vita addirittura. Tutte questioni che vedono spesso in conflitto, anche qui, con la sua stessa parte politica, rappresentando più un elemento di divisione e di discussione anche dura che di accomodante condivisione di scelte politiche e culturali. Un esempio famoso rimarrà la sua firma, insieme ad altri esponenti del mondo ambientalista, ad una lettera di apprezzamento ad un documento di Ratzinger sul pericolo della manipolazione genetica, che gli scatenò contro, oltre che le reazioni delle femministe dell'epoca, anche quelle di esponenti del prestigio culturale, come Rossana Rossanda, appunto. E in questo volume, che se non conoscete, vi propongo l'acquisto nonché la lettura, è che raccoglie tutti i suoi interventi, quando lui non è mai stato l'autore in vita di un testo ragionato e pensato ad hoc. Qual è il titolo? Il Viaggiatore Leggero. Non lo conosci? No, è per la radio. Ah, per la radio, sì, scusate. Il Viaggiatore Leggero, che raccoglie tutti gli scritti di Alex dal 61 al 95, che sono disseminati in una miriade di riviste, di giornali, anche di piccoli bollettini di parrocchio o di quartiere, perché lui, questa era un altro dei tratti della sua personalità, non si risparmiava e si concedeva con una generosità fuori dal comune, insomma, anche per le periferie. Questo testo è stato messo assieme da quello che è stato probabilmente il suo amico più vicino, oltre che essere stato uno dei suoi collaboratori al Parlamento Europeo, Eddie Rapini, che ho avuto la fortuna di conoscere e di diventare amico, e che insieme ad altri amici di Alex daranno vita alla Fondazione Langer a Bolzano, che negli anni è diventata una realtà importante, significativa, un punto di riferimento internazionale anche per le sue attività. Dicevo, dei suoi diversi fronti di intervento, qui, se mi permettete, lascio che sia lui a parlare su alcune questioni, insomma, faccio per brevi cenni, sulla questione per esempio della necessità che la svolta verso una civiltà ecologica debba necessariamente diventare una scelta socialmente desiderabile, lui scrive delle cose che rimangono oggi più attuali che allora, probabilmente. In un testo che si intitola La conversione ecologica potrà fermarsi solo se apparirà socialmente desiderabile, ci sono alcuni passaggi come questo. Visto però che la causa dell'emergenza ecologica, che le cause dell'emergenza ecologica non risalgono ad una cricca dittatoriale di congiurati e assetati di profitto e di distruzione, bensì ricevono quotidianamente un massiccio e pressoché plebiscitario consenso di popolo, la svolta appare assai più difficile, ma fattori e vittime coincidono in larga misura. E più avanti, sino a quando ogni forma di economia sarà canalizzata essenzialmente attraverso il denaro, sarà assai difficile far valere dei criteri ecologici e ci saranno pesanti ingiustizie socio-ecologiche. Chi può pagare potrà anche inquinare. Un processo di rinaturalizzazione che allontani dalla mercificazione generalizzata, dove tutto si può vendere e comprare, e valorizzi invece l'apporto personale e non fungibile, potrebbe aiutare a scoprire un diverso e maggiore godimento della natura, del lavoro, dello scambio sociale,
le res communes omnium, dalla fontana pubblica alla spiaggia, dalla montagna alla città d'arte, non si difendono col ticket in denaro, bensì con l'esigere una prestazione personale, con un legame con il volontariato. Quindi né singoli provvedimenti, né un migliore Ministero dell'Ambiente, né una valutazione di impatto ambientale più accurata, per quanto necessarie e sacrosante siano, potranno davvero causare la correzione di rotta, ma solo una decisa rifondazione culturale e sociale di ciò che in una società o in una comunità si consideri desiderabile. Questo sconquasso mondiale che il Covid-19 ha procurato e sta procurando, forse potrebbe in teoria creare anche i presupposti perché ragionamenti di questo tipo ritornino in qualche modo alla luce e entrino a far parte non monetizzati di quella famosa ripartenza o rilancio di cui tutti gli stati d'Europa parlano, ma avendo l'occhio decisamente puntato sui finanziamenti che ogni singolo Stato potrà ricevere, più che sull'uso che di quei soldi dovrebbe andare opportunamente fatto. Io non so che ruolo avrebbe potuto giocare, fosse ancora vivo, Alexander Langer in questo momento, ma credo che la sua voce non sarebbe potuta essere facilmente soffocata, anche perché molte delle cose che lui andava predicando come Battista nel deserto, oggi le stiamo vivendo come sotto gli occhi tutti e le stiamo pagando anche in termini di qualità delle vite individuali che stiamo vivendo singolarmente e come collettività. Die Brücke, il ponte, è il mensile pubblicato tra il 1967 e il 69 che Langer contribuirà a fondare insieme ad altri giovani intellettuali sul tirolese. E un modo per parlare di Langer è stato quello di considerarlo costruttore di ponti, fra realtà apparentemente lontane se non in aperto conflitto, tra la realtà appunto della sua terra, sul Tirolo, alle etnie in guerra, non solo in Jugoslavia, ma prima ancora in Cecenia, nel Kosovo. Ma costruire possibilità di incontro anche sul piano culturale delle idee ha significato per Langer scegliere il ruolo di chi abbandona il proprio campo, la propria parte, e compie il passo verso l'altro, quel tanto da farlo ritenere un traditore delle proprie origini e delle proprie idee. Così dai suoi concittadini, da molti dei suoi concittadini sudtirolesi, così come da molti, da una componente, adesso non stiamo a fare le proporzioni, ma una componente significativa anche del mondo ambientalista, anche magari per ragioni molto meno nobili, per le invidie che la sua figura trascinante gli aveva procurato attorno, ed è inutile negarcelo. E questa figura del traditore, come figura che va culturalmente riqualificata, mi fa venire in mente il libro di uno dei più grandi scrittori ebrei contemporanei, morto di recente, Amos Oz, che in uno dei suoi ultimi libri, si intitola non a caso Giuda, sostiene proprio questo, sosteneva questo nelle interviste che seguirono la pubblicazione di quel testo, che in realtà è solo tradendo la propria appartenenza, non rinnegandola, ma in qualche maniera
andando verso chi ti si pone di fronte come nemico, come ostile, cercando di conoscere e attraversarne in qualche maniera il punto di vista, di acquisirlo, di farlo proprio, che c'è la possibilità di stabilire condizioni per paci durature e non velleitarie. E solo chi abbandona, lascia i propri panni naturali e se ne va nudo, diciamo così, per strada, come un Francesco d'Assisi dei nostri tempi, che ha più chance di proporsi come ponte, come tramite, no? Fra nemici, fra chi si vuole per ragioni etniche o genetiche o culturali o politiche, nemico dichiarato. Questa dimensione della sua vita lo farà apprezzare dagli osservatori più attenti, ma gli procurerà molte ostilità, come dicevo prima, incomprensioni se non invidie, condannandolo spesso alla solitudine. E qui volevo leggere un'altra breve pezzo da questa raccolta di scritti. Questo è un articolo che apparve proprio sul Manifesto, in memoria dell'omicidio-suicidio dei due leader verdi più importanti dell'epoca, Petra Kelly e Gerd Bastian, che si morirono in condizioni mai del tutto chiarite, ma con buona probabilità uccidendo l'uno l'altro, insomma un suicidio di coppia. E Alex, chiudendo questo articolo di commemorazione, scriveva: forse è troppo arduo essere individualmente degli Hoffnungstrager, dei portatori di speranza. Troppe le attese che ci si sente addosso, troppe le inadempienze e le delusioni che inevitabilmente si accumulano, troppe le invidie e le gelosie di cui si diventa oggetto, troppo grande il carico di amore per l'umanità e di amori umani che si intrecciano e non si risolvono, troppa la distanza tra ciò che si proclama e ciò che si riesce a compiere. Addio Petra Kelly. Questo sembra quasi il prologo al contenuto dei biglietti che lui lascerà nel luogo del suo suicidio di lì a poco, di lì a 3 anni. Ma c'è molto anche della condizione in cui viveva la sua attività di politico a quei tempi. Questo sforzo di essere tutto per tutti era qualcosa che stava in qualche maniera nella sua generosità, non casuale, non leggera, ma sedimentata nella sua cultura, nelle sue convinzioni, nei suoi ideali più profondi e meditati. Ed era uno degli aspetti di scontro, per esempio, con una delle figure pur importanti della sua vita, come Don Milani, che diceva spesso che al massimo si potevano amare 100 o 200 persone, non di più, perché era fondamentale la relazione diretta, la conoscenza con queste persone. L'idea di poter amare un popolo, amare numeri a 6 cifre rendeva inutile, se non controproducente, anche il proposito più nobile. E questo è il rimprovero che da amici, amorevolmente, a posteriori, gli verrà mosso dalle persone che gli erano state più vicine, a cui mancherà di più, come Adriano Soffi, per esempio, che cura l'introduzione di questo testo.
la sua cultura plurilingue, la sua intelligenza, ne fanno una figura di politico assolutamente anomala nel panorama italiano e non solo dell'epoca. Aveva riconoscibili i tratti di quella figura dell'impolitico come l'aveva descritta Thomas Mann, se non ricordo male. Cioè l'impolitico è la persona che non è che si neghi alla storia, neghi di essere presente o neghi un'assunzione di responsabilità, ma è la persona che pur vivendo la sua contemporaneità, la sua epoca, ha una difficoltà quasi intrinseca, quasi strutturale a darsi una parola, una lingua politica. E diceva Thomas Mann, l'impolitico è quello che a qualunque assemblea, a qualunque dibattito politico, preferisce l'osservazione di un paesaggio. La sua dedizione e il suo impegno, la sua disponibilità a spendersi in prima persona per le cause più difficili, a cercare vanamente di essere tutto per tutti, appunto, si affiancano alla tentazione ricorrente di sottrarsi proprio a quel mondo della politica corrente, così meschino e volgare e interamente votato alla logica di potere e all'acquisizione di interessi personali. Ci sarebbe un'altra cosa che mi piacerebbe leggere, se non divento troppo pesante. Lui scrisse non mi ricordo più in che anno, ma per la rivista Belfagor, che veniva pubblicata anche quella a Firenze, una specie di autobiografia che si intitolava Minima Personalia, divisa in piccoli capitoli. E il capitolo finale dice delle cose proprio a proposito del suo modo di intendere la politica, la militanza politica. Se mi date il tempo di rintracciarlo, volevo velocemente proporvelo. Se ci riesco. No, purtroppo non. Idea seria. No, mi sfugge, non è qui. E riporta il senso di quello che. No, ma il senso di quello che chiudeva questa sua breve autobiografia erano poche parole in cui lui diceva che aver scelto di essere un po' un politico di professione, per certi versi, che aveva avuto molte opportunità di incontrare personalità importanti, no? E faceva alcuni nomi. Ma lui riteneva ancora più preziose le opportunità di incontri con le mille persone che aveva conosciuto, magari anche fuggevolmente, e che i cui nomi non sarebbero mai apparsi neanche a piedi pagina in nessun giornale, e che considerava questi incontri fosse il bene più prezioso che la sua scelta di vita gli aveva donato, e diceva che forse per preservare questa opportunità sarebbe stato bene tenersi quanto più lontano da ogni posizione di potere, che detto da un politico che assumerà poi un ruolo importante di responsabilità, dà la misura, no? dello spirito positivamente contraddittorio che stava sotto la sua scelta, le sue scelte, sotto le sue prese di posizione e nel suo coinvolgimento diretto in molte delle cose che andava predicando. Un altro dei punti su cui lui batteva molto e di cui si trova testimonianza in questi scritti è l'importanza che alle parole che si dicono faccia seguito uno stile di vita coerente, che non le mandi in frantumi,
queste parole, ma che li confermi quotidianamente, semplicemente con la testimonianza, con l'esempio. E qui c'è qualcosa di evangelico che ritorna, evidentemente. Lui fu tentato, questo lo scrive, lo scriverà il suo amico Eddie Gabini, me lo disse anche personalmente, che un anno prima, un anno e mezzo o due prima dell'esito, della conclusione della sua vita, lui comunicò ai suoi amici e ad Eddie in prima persona l'intenzione di ritirarsi dalla vita politica, e per una scelta quasi di monastica, insomma, di sottrazione dal mondo, ma con queste caratteristiche. La vita monastica claustrale era una forte tentazione, insomma, in Langer, fin da ragazzo, fin da giovane, e lo accompagnerà nel corso della sua vita. Ecco, a vita breve lo siamo tutti, ma qualcuno in particolare, per le responsabilità che si assume verso gli altri, per la coerenza del suo stile di vita con le idee che diffonde e sostiene, per il suo essere comunque oltre le angustie del vivere presente e per essere proiettato verso dimensioni future che i suoi contemporanei non colgono come opportunità preziose per costruire concretamente nell'oggi un mondo che si costituisca a partire da principi fondanti che richiedono profondità di pensiero e coinvolgimento personale e uno stile di vita riconoscibile che da solo lascia una traccia di sé al di là delle parole. La parabola dell'esistenza di Langer è stata quella di un testimone di speranza e di futuro, con caratteristiche profetiche su molte questioni, su cui oggi si torna a discutere e interrogarsi in un momento in cui il mondo uscito dal Novecento ha perso quelli che sembravano essere i suoi punti di riferimento, i suoi principi inviolabili nel bene e nel male. Nel caos di questo primo ventennio di secolo, con nuove minacce all'ambiente e alla natura, con tentazioni di scorciatoie politiche autoritarie e l'esplodere di nuove violenze e barbarie, sarebbe un segno importante che l'eco della lezione di vita e di pensiero di Alexander Langer, che Alexander ci ha lasciato, tornasse a risuonare fra di noi. Io, per quanto mi riguarda, mi fermerei qui e vi proporrei di ascoltare le sue parole direttamente da un intervento che lui svolse nel dicembre del 94 ad uno dei convegni giovanili che la cittadella di Assisi annualmente teneva, non so se continuino ancora, e in cui lui intervenne insieme ad altre personalità del mondo della cultura, c'era anche Enzo Bianchi, ex priore della comunità di Bose. E niente, io è un quarto d'ora di conversazione che trovo il modo più degno per chiudere questa serata.